Gentili telespettatori, benvenuti allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Squadre in campo fra Unione Sportiva Mazara 46 e Accademia Trapani per la quarta giornata di eccellenza. Partiti proprio adesso, ancora avanti il pallone pericolosamente e per poco non ne approfitta il numero 7 Samanna, anzi lateralmente. Adesso il pallone per Mario Erbini, buona occasione di Mario Erbini. E non si capiscono Murania e Pace. Pace direttamente in porta, il pallone insomma sorvola di poco la traversa. Licata, parte Licata, pallone che rimbalza davanti a Mistretta. E adesso un'occasione per Mario Erbini che però probabilmente si aspettava un compagno, forse aveva visto Pace. Tocca Licata, Licata per palo clamoroso di Barbero. In aria Murania, pallone per Mario Erbini, ancora un'occasione. Vediamo, va sempre Licata, no, stavolta va Pace. Buono il pallone di Pace, bella punizione di Pace che impegna Mistretta. Con Tempesta che si mette in proprio e tira. Vediamo Murania affronta Gammareri, Murania una serie di finte, pallone al centro e poi colpisce Pace. Vallicata, pallone indirizzato quasi all'incrocio dei pali e l'arbitro proprio in questo istante decreta la fine del primo tempo. E poi è Pace che intercetta questo pallone, ancora Pace per Erbini per Murania che però da lì davanti non riesce. E Licata ancora, Licata per Cristaldi e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Parte Mario Erbini e il pallone viene intercettato da Mistretta, si libera l'avversario e fa partire un tiro di Jammè al 29esimo. Ferraù e Rosella di testa tenta di Campanella e poi per il numero 7 Samanna affronta Jammè. Samanna pericoloso, Samanna supera due volte e poi lascia partire un tiro e l'arbitro fischia, avendo dato un altro minuto di recupero, la fine di questo incontro.